Palazzi è comunque un brano del disco. Dato che non sapevo come chiamarlo questo disco qua, ci ho pensato un po' di tempo, allora volevo fare una foto appunto in mezzo al traffico, in mezzo che si vedessero i palazzi un po' dall'alto così. Dopo che è stata fatta la foto con Davide Tosches, che anche lui scrive canzoni, un amico, e niente, ho visto la foto, è venuto spontaneo, erano palazzi, perché c'erano pure i palazzi, c'era un titolo così, e anche quella canzone mi piace molto, una canzone un po' più briosa rispetto al resto del disco. Ed è nato Palazzi, senza, non nasce da nessuna idea, se non che quella di che ogni tanto vengono delle canzoni più carine delle altre, allora mi metto a svilupparle per caso, perché ad una presentazione di un suo libro a Torino ci avevano accostato io come cantautore, lui come scrittore, e allora abbiamo fatto questa presentazione. Lui alla presentazione non è venuto perché stava male, però a me ha dato il suo libro, a lui il mio disco, ci siamo piaciuti tutti e due. E niente, lui a un certo punto, io non l'ho mai visto, via mail, così ci siamo conosciuti, complimenti, così, eh? E poi a un certo punto mi ha mandato un testo dicendomi se avevo voglia di musicarlo. Io l'ho preso, ho un po' modificato qualche parola così, e niente, l'ho fatto. A lui è piaciuto, e niente, è una cosa più. È un pezzo, diciamo, un testo tipico blues. Ci siamo andati con la ragazza, si rimane a casa da soli, ci sono i ricordi, quelle così. Mi è piaciuto e io l'ho musicato e cantato. Sì, mi piace, sì. Mi piacciono i vari Vasco Brondi e Brunori, che ho ascoltato il primo disco, mi è piaciuto molto. E gli stessi di Torino, che, amici, tra i quali Amen, Dejan, Castellano, così. Mi piace, poi preferisco la musica un po' più vecchia. Però sono contento che ci sia un po' di attenzione, o forse prima non ce n'era perché ce n'erano di meno, perché forse è un genere che ultimamente ha ripreso a piede. Probabilmente per la possibilità di poter da soli o con pochi mezzi di mettersi lì e fare una canzone, registrarsela, curarsela un po', si è sviluppato questo fenomeno. Penso che sia per i tempi, per la tecnologia così. Perché prima magari c'erano tanti che non sono venuti fuori perché non avevano neanche la possibilità di registrarsi, allora se uno non aveva un riscontro e qualcuno investiva su di lui, si andava in uno studio spendendo dei soldi, eccetera, si riusciva a fare, e così si può fare. Ma no, ognuno fa musica a modo proprio, perciò ognuno ha le sue caratteristiche, la sua identità. Perciò bene così, non mi ritengo parte di niente, come penso che neanche ci sono altri di Torino che fanno musica, e magari mi sento più legato a loro perché siamo nella stessa città, li conosco, però anche questi altri qua, cioè, ognuno fa le sue cose a modo suo. Ho suonato abbastanza in Italia e sono entrato in locali dove c'è stato un buon riscontro, in altri dove c'erano pochissime persone e tu sei là a cantare così, e poi magari ci sono a volte dei locali non adatti, che uno va lì e uno ha voglia di, non è un teatro a volte un locale dove uno vuole stare attento a quello che dici, quello che fai. Allora ho capito che certamente uno esce ed è sabato ed è, che ne so, a Macerata, e vuole ubriacarsi in una specie di bar che fa anche concerti, e ubriacarsi, parlare, cioè nel senso far casino, divertirsi. È logico che magari non presta attenzione,
Però comunque adesso un po' che suono con altri due, che c'è Luca alla batteria ed Ian che suona all'organetto, adesso si sta aggiungendo anche un bassista, speriamo bene. E allora così spariamo di volume e la gente non può parlare e ci ascolterà. Sì, nascono a casa. Ogni tanto devo uscire per vedere cosa succede, ogni tanto me ne ritorno a casa con qualche pezzo di frase. O immagini così. Certo, avessi un attico, forse scriverei meglio. Perché niente, vedere fuori è importante. Qui, da qui che siamo in un piano terra, non si vede tanto, però c'è il cortile, almeno c'è calma, non ci sono le macchine che passano, questo è buono. E come nascono le canzoni? Mi capita di scrivere due metodi, uno che si scrive prima così, frasi che vengono così, che possono essere cazzate o robe un po' più poetiche, e dopo ci costruisco. Se no, pure l'ipotesi migliore è farla con lo strumento, frase strumento, e di solito si fa così, viene un po' più pop, perché in tempo reale unisce lì qualcosa, logicamente. Però non mi piace mai andare a parlare di certe cose, perché a parte che la crisi non è che la sento, cioè qua è sempre crisi. Però logicamente qualcosa c'è, le cose che non vanno bene, tutto quanto, ma più che altro è il modo di comportarsi. Che a volte non va bene, in un testo un po' ne ho parlato, anzi due, sì, c'è qualcosa di protesta, diciamo, anche se velato, molto velato, e sono temi che comunque non mi interessano, no, però forse non mi interessano, non lo so, è un discorso artistico, penso. Le cose tanto come vanno le sappiamo, cioè anche se ci sono molti che non seguono, non capiscono certe cose, oppure altri che sono convinti, insomma, ognuno poi prende le sue parti, immaginare. Mi piace pensare di scrivere lo stesso, le stesse cose. Fossi nato a Milano, forse l'ho letto quando l'anno scorso, mi era piaciuto molto, e Hanno tutti ragione di Sorrentino. Appassionato anche dei suoi film, e poi questa è la continuazione di uno dei suoi primi film, L'uomo in più. E niente, un bel libro che parla appunto di un cantante inizio, fine anni 70, inizio anni 80, poi un po' avanti la storia. Che è una specie di Franco Califano, penso, e niente, boh, non so, lo consiglio da leggere, è molto bello.